Ciao, mi chiamo Gabriele Pino e ho frequentato lo IED a Torino e fa anche rima, diplomandomi nel luglio 2015 in illustrazione e visual communication. Oggi sono venuto a disegnare qua, nel mio studio di campagna dove amo lavorare. Lavoro come illustratore, libero professionista per case editrici, riviste e aziende, fra cui la redazione della Stampa, Mondadori Electa. Ho lavorato per Focus Junior, ADD Editore e anche per una casa editrice francese. Collaboro con la mia amica ceramista Cecilia Mosso, con la quale realizziamo ceramiche illustrate. Ma in questo periodo realizzo anche appunti disegnati nel programma La Banda dei Fuoriclasse su Rai Gulp in TV. La voglia di esplorare nuove vie creative e giocare con me stesso mi hanno spinto a scegliere IED come percorso di studi, che più di tutto, al di là delle tecniche, mi ha insegnato l'approccio e il metodo professionale. In questo anno difficile mi reputo fortunato perché è nata la collaborazione con la televisione, perché questo programma è andato in onda proprio vista l'emergenza. I miei lavori di illustrazione sono continuati, non ho però potuto fare mercati dell'artigianato, ma mi reputo fortunato. Però questo anno può essere un'occasione per tirare fuori dal cassetto quel progetto autoprodotto che tanto volevamo pubblicare, ma non ce l'abbiamo mai fatta, non avevamo tempo di farlo, e provare a pubblicarlo online. O magari può essere un'occasione di ragionamento su se stessi e su come vivere la propria professionalità a distanza, magari creando una mostra nel proprio giardino, usando i social. È difficile, ogni emergenza porta con sé dei sacrifici, ma io voglio pensarla come una parentesi. A scuola invece, non lo so, giocate con voi stessi, sperimentate, create, usate, non lasciatevi distruggere dalle ansie. Un percorso di studi intenso può diventare totalizzante, ma ricordate che si va a scuola per sperimentare e imparare. Nell'illustrazione professionale invece ognuno ha un po' i suoi metodi, le sue vie. Posso però dirvi di conoscervi a fondo e individuare le caratteristiche che più amate di voi e gli argomenti che più vi appassionano e usateli nella vostra creatività. Ciao dalla campagna!